Amici, amiche, spettatori web di NanoTV, ben ritrovati. Volevo farvelo vedere in anteprima insieme a tutti i colleghi della stampa. Siamo qui stamattina a questa inaugurazione. C'è stato un altro evento, una firma importante per il protocollo del Molo San Vincenzo, questa spettacolare passeggiata a mare che tra un po' sarà ultimata. E ci siamo spostati qui in Piazza Municipio. Chiedo all'operatore di mostrare quello che è l'interno di questo sottopasso che viene inaugurato proprio stamattina. Si parte dal porto e si arriva direttamente nella stazione di Municipio, che è alla vostra destra, una grande opera che viene inaugurata proprio stamattina alla presenza di autorità, del sindaco, del presidente della Campania De Luca, dei vari assessori e quant'altro, e soprattutto degli operai che hanno fatto un lavoro enorme. Una splendida passeggiata immersa nell'arte, nella cultura, che da oggi in poi sarà fruibile e che potrete godere. Ve l'abbiamo mostrata in anteprima, una scala mobile che attraversa questo meraviglioso angolo all'interno e sotto il Maschio Angioino, sotto Piazza Municipio, che finalmente, dopo decenni di lavori con l'amministrazione attuale, vede la luce anche di queste opere. È in atto ovviamente un buffet per inaugurare, per il tutto ci sono state le varie foto del sindaco, del presidente, con gli operai che hanno fatto un gran lavoro, e io volevo salutarvi così poi vi daremo conto nei nostri TG e le nostre rubriche sia di questa firma storica del protocollo tra la Marina e il Comune per il Molo San Vincenzo, e poi di questa splendida opera che da oggi dal porto farà direttamente accedere alla metropolitana di Piazza Municipio, in mezzo a storia, arte e cultura di questa città. Vi lascio con queste splendide immagini. Grazie a voi tutti e ancora buona giornata. Paolo Fusco per NanoTV.